L'inaugurazione di Estatica 2023 alle porte, la rassegna promossa dal Marina di Pescara, è diventato un appuntamento consolidato che mette insieme pop e jazz, grandi nomi internazionali, ma anche il teatro e la moda. Si parte sabato 24 giugno con Acustica, un format messo appunto da Spray Records che segna un po' l'inaugurazione appunto vera e propria del cartellone. Ma sono tantissimi i nomi in programma per un cartellone che offre circa 50 appuntamenti dal 12 di giugno al 31 agosto. Tra i nomi principali, ad esempio, ricordiamo Tananai, Mr. Rain, Fabri Fibra, grazie alla collaborazione con lo Zoo Music Fest. E tra i punti di forza di Estatica ci sono anche tante altre collaborazioni con i principali promotori culturali del territorio, come l'ente Manifestazione Pescaresi, e già in corso, ad esempio, Funambolica, che è proprio uno dei fiori all'occhiello dell'ente, ma ci sono anche le collaborazioni con Concerti Sotto le Stelle o Teatriamoci. E tra i nomi anche ricordiamo ad esempio Andrea Scanzi, che è un volto televisivo, giornalista e attore. Come non pensare ad Anna Mazzamauro, che viene grazie alla collaborazione con Federico Perrotta e Teatriamoci. L'inizio degli spettacoli alle ore 21:30. In caso di maltempo, gli eventi avranno luogo dentro il Palabecci. L'edizione del 2023 è ricca come quelle degli anni precedenti, siamo alla partenza, tra l'altro già è partita qualche giorno fa con Funambolica, durerà fino alla fine di agosto, il contenitore è un contenitore complesso e noi ormai sono diversi anni che siamo orientati nell'espandere il più possibile le collaborazioni con gli altri attori sul territorio, perché solo facendo massa critica riusciamo a fare manifestazioni importanti anche con un contenimento dei costi.